Ciao, vediamo come utilizzare lo strumento penna con Adobe Illustrator in modo semplice e veloce. Utilizzeremo una tecnica utile a padroneggiare lo strumento in pochi step e con una piccola dose di esercizio manuale. Questa tecnica si rivelerà utilissima per scontornare o selezionare qualsiasi figura da un'immagine. Andiamo subito a vedere come. Una volta che abbiamo disegnato il nostro tratto a mano o completato la nostra bozza su un foglio, dopodiché abbiamo magari fotografato l'immagine o scansionato e importato nell'area di lavoro, andiamo magari a bloccarla con il lucchetto. A questo punto prepariamo l'area di lavoro in modo da poter definire i punti con la penna in modo assolutamente facile e preciso. Assicuriamoci che siano attivi i righelli, se non lo fossero andiamo sul menu visualizza, righelli, mostra righelli, in questo caso vediamo nascondi perché i righelli sono già attivi. Nel momento in cui sono attivi i righelli sinistra e superiore, andiamo a spostarli fino a farli compaciare con la parte del bordo della nostra immagine in cui va a toccare, come in questo caso. Lo facciamo sia per le guide verticali che per le guide orizzontali. Ecco qui. In questo caso c'è questa immagine che è il tratto di una lettera, la A, disegnata magari col pennello a mano. Una volta scansionata, naturalmente questa immagine presenta tutta una serie di angoli arrotondati. Andiamo quindi a tracciare le nostre guide proprio ai confini della lettera, sia per quanto riguarda le guide orizzontali, sia per quanto riguarda le guide verticali. Chiaramente dobbiamo rispettare sia il bordo esterno che il bordo interno. Le guide ci aiuteranno molto nella definizione dei punti. Anzi, possiamo dire proprio, usando il gioco di parole, che ci guideranno letteralmente. Io ho fatto in modo che le guide coincidano con tutti i singoli punti di inizio e di chiusura della forma, in questo caso del tratto della lettera, ma possiamo anche utilizzare un numero di guide minore, sia per quanto riguarda quelle verticali che quelle orizzontali, rispetto a quelle che ho utilizzato in questo momento. L'importante è avere una definizione del percorso del tratto. Una volta che abbiamo inserito e trascinato tutte le guide, per comodità ci spostiamo sul pannello livelli, selezioniamo la prima guida in alto, selezionandola sia sul livello sia sul cerchietto nella parte destra, dopodiché ci spostiamo in basso, andiamo a selezionare l'ultima guida e con il tasto shift della tastiera selezioniamo sia il livello che il cerchietto. Abbiamo selezionato tutte le guide, ora con la combinazione di tasti CTRL o COMMAND G andiamo a raggruppare tutte le guide in un unico gruppo, magari facendo doppio clic possiamo anche titolarlo appunto guide. E come vedete abbiamo il controllo attraverso un unico gruppo di livelli di tutte le guide generate. E ora ci spostiamo sul pannello strumenti, andiamo a selezionare lo strumento penna, dopodiché annulliamo se è presente un colore di riempimento e attiviamo solo un colore di traccia, che potrebbe essere nero come quelli di solito presentati di default dal programma, oppure un colore che faccia da contrasto e che sia ben visibile rispetto al colore dell'immagine, in questo caso un colore nero, quindi potremmo utilizzare un colore giallo ad esempio. A questo punto ci spostiamo magari qui sull'inizio di questa curva, andiamo a tracciare un punto. Dopodiché, come vedete, il programma è in attesa che io vada a tracciare il secondo punto. Mi lascio guidare dalle guide e dai punti di intersezione generati dal contatto tra le guide e l'immagine. Per esempio questo oppure questo. Vado quindi a intersecarlo qui, premo e con il click del mouse premuto mi sposto in basso con la maniglia e vado ad arrotondare la curvatura in modo da renderla simile, se non addirittura uguale, alla curvatura del tratto dell'immagine originale. Una volta che ho generato la curvatura, rilascio. Come vedete, la linea continua e può essere appunto attaccata a un altro punto, però mantenendo una curva standard. Se vogliamo invece annullare questa curva, clicchiamo Alt da tastiera, ci spostiamo sul punto ultimo definito, facciamo un click con il mouse ed ecco che la linea riparte generando ex novo una linea retta. Facciamo un click anche qui sull'intersezione della guida con la forma e sempre con il mouse premuto andiamo a tracciare la nostra curva in linea sempre con la curva dell'immagine, spostando appunto la maniglia. Rilasciamo, premiamo Alt, facciamo un click sull'ultimo punto ed ecco che di nuovo la linea diventa retta. Vado sul punto di intersezione che trovo qui e la guida me lo rende molto ben visibile e di nuovo faccio un click
con la maniglia di ancoraggio vado ad arrotondare fino a quando non vedo una perfetta sovrapposizione del tratto con l'immagine, e poi rilascio e con il tasto Alt da tastiera vado a cliccare sull'ultimo punto. La linea diventa di nuovo retta, vado quindi, seguendo il percorso, a continuare la linea. In questo caso va bene una linea retta, dopodiché mi sposto e vado qui, per esempio, su questo punto di intersezione, rilascio, giro leggermente la maniglia dell'ultimo punto di ancoraggio, premo Alt, faccio un clic sull'ultimo punto e di nuovo continuo la curvatura. Faccio un clic qui, poi vado a segnare questa piccola curva della, diciamo così, parte dentata della forma, di nuovo Alt e poi sull'ultimo punto. E così continuando anche per il resto delle dentature, per il resto dei prolungamenti di questa forma nella parte in basso a destra. Una regola generale sarebbe quella di non utilizzare tantissimi punti, ma questo dipende chiaramente da com'è la forma originale che stiamo scontornando. Se è una forma che ha molti angoli, molti spazi piccoli da scontornare, da selezionare, chiaramente siamo obbligati a tracciare più punti durante il nostro percorso. Ricordiamoci sempre di utilizzare, per comodità, i punti di intersezione generati dall'incontro tra le guide che abbiamo tracciato e gli angoli e i lati di confine della forma originale. Andiamo ora a chiudere il bordo esterno con l'ultimo punto. Andiamo a segnare l'ultimo punto, muoviamo la maniglia di ancoraggio e rilasciamo. Se adesso vado a nascondere la forma originale e anche le guide, vedrò la parte esterna della forma e quindi dell'immagine originale selezionata. Chiaramente poi possiamo andare a migliorare il nostro bordo, cosa che faremo nello step immediatamente successivo. Ci sono ancora però le parti interne e quindi, aiutandoci anche magari con le guide, selezioniamo l'ultimo livello in modo che i nuovi tracciati vadano sul livello al di sopra di questo. Facciamo un clic qui e poi qui magari possiamo aiutarci leggermente con la forma, perché è una forma abbastanza angolata e quindi non abbiamo bisogno di particolari aiuti. Invece qui facciamo un clic a questo punto, poi mi sposto qui tra la guida e la forma, faccio un clic e poi con la maglia di ancoraggio lo vado ad arrotondare. Rilascio, premo Alt, clicco sul punto e di nuovo qui faccio un altro punto, con la maniglia di ancoraggio lo vado ad arrotondare, rilascio, Alt, clicco sull'ultimo punto e di nuovo qui, con la maniglia di ancoraggio vado a arrotondare la curvatura, rilascio e poi con clic del mouse e pulsante Alt. Ora devo andare a chiudere. Per la chiusura basta semplicemente un clic e poi con la maglia di ancoraggio vado a delineare bene la curva e rilascio. Qui non c'è bisogno di tornare sull'ultimo punto. Se andiamo a nascondere guide e forma, vediamo quali sono questi tracciati. Chiaramente, una volta selezionati i vari tracciati, possiamo andarli a modificare o eventualmente a eliminare alcuni punti, magari che ci sembrano in più, andando in questo caso a selezionare lo strumento Elimina punti di ancoraggio, che è lo strumento penna con accanto al cursore l'iconcina del meno. In questo caso diciamo che siamo rimasti abbastanza fedeli rispetto alla forma originale. Andiamo a selezionare quindi lo strumento selezione diretta, andiamo a selezionare un singolo punto di ancoraggio. Come vedete si attivano le maniglie di ancoraggio, queste ci permettono eventualmente di andare a perfezionare le curvature in modo da renderle più naturali e anche più gradevoli alla vista. Se un punto, diciamo così, ci sembra retto e vogliamo convertirlo in punto curvo, possiamo selezionarlo e poi dal pannello dinamico lo convertiamo in un punto morbido, come in questo caso. Possiamo anche trascinarlo un po' più all'interno. Come vedete, quando passo il mouse, nel momento in cui sto utilizzando lo strumento di selezione diretta, su una linea, chiaramente con il tracciato selezionato, il cursore del mouse si attiva in modalità piega, cioè io posso andare a piegare la parte di tracciato selezionata, o comunque la parte di tracciato sulla quale sto lavorando, per renderla più curva, più arrotondata rispetto a quel tratto di percorso. Vado quindi ad aggiustare anche qui, seleziono, mi sposto sulla maniglia, la trascino,
magari verso l'alto per rendere più armonica la curvatura. Seleziono questo punto, lo converto in punto morbido e sposto verso l'interno la curva. Chiaramente alcuni punti potrebbero essere in più, se mi rendo conto che questi due punti in più non mi rendono giustizia, anzi fanno sì che questo tratto di percorso non risulti perfettamente in linea con la selezione che mi aspettavo, seleziono lo strumento elimina punto di ancoraggio o seleziono il punto e poi col tasto meno dal tastierino numerico e vado ad eliminare il punto. Dopodiché con la maniglia di ancoraggio attiva vado a arrotondare e a modificare la curvatura. Magari vado ad eliminare anche questo e anche qui vado ad aggiustare la curvatura. Come vedete ho massima flessibilità sul raggio di curvatura che posso andare a generare. Tutto questo mi permette di personalizzare in modo assoluto ogni singola parte del tracciato. Ed ecco qua, ho convertito come punto morbido questo in modo da rendere più fluida la curva in questa parte di forma. Ora con lo strumento selezione vado a selezionare l'intera forma, tutti e tre i tracciati. Posso andarli a raggruppare se mi può risultare più comodo. Quindi una volta selezionati tutti, controllo Command G ed ecco qua, vado a chiamare questo livello tracciati. Ed ecco qua, ho ottenuto la mia forma scontornata rispetto alla figura originale, chiaramente tutta modificabile in ogni singolo tratto. Posso anche andare a modificare leggermente questa parte qui in modo da farla terminare più o meno sulla stessa linea d'orizzonte. Lo verifico trascinando una guida. A questo punto vado a selezionare tutti i tracciati realizzati, che sono appunto quello esterno e i due interni. Dopodiché vado a selezionare lo strumento Crea Forme. Lo trovo qui, di solito nella parte a metà della palette degli strumenti, oppure posso attivarlo con la scorciatoia della tastiera maiuscolo M o Shift M. Aggiungo alla forma la parte più grande e vado ad annullare la parte interna dei due tracciati più piccoli. Quindi quando sposto il cursore del mouse dello strumento Creaforme all'interno del tracciato più piccolo, vado a premere anche in combinazione il tasto Alt e faccio un click. Di nuovo Alt e faccio un click. Dopodiché riseleziono lo strumento selezione, inverto il colore di traccia con il colore di riempimento ed ecco ottenuto la mia forma colorata. A questo punto non mi resterà che selezionarla di nuovo, cliccare col tasto destro su esporta selezione, eventualmente esportarla in formato PNG o JPEG se per esempio destinata al web, oppure SVG e PDF se voglio mantenere la vettorialità e quindi la possibilità di editare ancora questa figura, magari anche insieme ai livelli. E dopo aver assegnato un nome e un percorso di destinazione, cliccherò su esporta risorse. Ma lo strumento penna è solo uno degli strumenti fondamentali di Illustrator. In questo video ho preparato 5 strumenti chiave che devi assolutamente conoscere, alcuni dei quali magari non ti aspetti, ma che ti aiuteranno tanto ad approfondire l'utilizzo di Adobe Illustrator. Ciao, grazie e al prossimo video!